Sono Luca De Ferrari, proprietario dell'azienda Boscarelli insieme a mio fratello Nicolò e alla mamma Paola. L'azienda Boscarelli nasce negli anni 60, nel 62 era il nonno che ha acquistato questi due poderi con l'intento di produrre un vino nobile di qualità a Montepulciano. Siamo a Cervognano, che storicamente è una zona particolarmente vocata. Attualmente l'azienda si compone di 13 ettari di vigneti a vino nobile, di cui il 90% sangiovese prugnolo gentile e circa un 10-12% di uve alternative, in parte autoctone e in parte alloctone, come Cabernet, Merlot e Syrah. E la produzione totale si aggira intorno alle 100.000 bottiglie attualmente, divise in 6 etichette, che sono quasi tante per un'azienda piccola come noi, ma questo ci è permesso e dovuto al fatto che facciamo fermentazione in tini molto piccoli e teniamo separate le singole cuvée per studiare le singole evoluzioni, le singole zone dei vigneti che possediamo e quindi riuscire a calibrare meglio negli uvaggi e nei blend che produciamo. Partiamo da due vini di base, che sono il Rosso di Montepulciano e un De Ferrari GT, che hanno tendenzialmente la stessa base di vino, con la differenza che uno è completato con un 10% di Mammolo, quindi rimane più fedele al territorio, e l'altro con un 10% di Merlot. Questi due vini provengono dalle vigne più giovani che abbiamo reimpiantato negli ultimi 10-15 anni. La produzione più importante è legata al vino nobile annata, di cui produciamo circa 50-60.000 bottiglie, con tendenzialmente uvaggi tradizionali, di cui c'è un 88% di Sangiovese Prugnolo Gentile, Colorino, Mammolo e in alcune annate piccole emissioni di Merlot dal 2 al 4%. La vinificazione del vino nobile in particolare avviene da circa 10 anni in tini di legno da 40 ettolitri con una grossa apertura superiore che permette di affondare le bucce a mano e controlliamo anche la temperatura con ruscellamenti di acqua calda e acqua fredda. La fermentazione avviene comunque con lieviti autoctoni, non vengono utilizzati lieviti selezionati, ma avviene naturalmente creando una pied de cuvée all'inizio della fermentazione. La fermentazione dura per circa 18-20 giorni a seconda delle annate, perché la difficoltà sta proprio a interpretare, e qui c'è l'enologo Maurizio Castelli che da anni ci aiuta insieme a poi al nostro personale contributo, a capire la tipologia dell'annata e quindi quanto a lungo mantenere i vini sulle bucce, diciamo. Non c'è una regola principale, ma dai 15 ai 25 giorni è la media, diciamo. Poi viene trasferito in linea di massima una metà in tini da 20 ettolitri o 25 ettolitri e una parte in tonneau da 5 quintali e da 3 quintali e mezzo di legni francesi, soprattutto, mentre le botti di rovere di Slavonia. L'affinamento normalmente dura una ventina di mesi. Per i due vini più importanti, che sono il nostro Cru Vigna del Nocio e la Riserva, i tempi si allungano leggermente. Per il Nocio, che è un cru che proviene da un singolo vigneto con un terreno più sebbioso argilloso, un vigneto molto ventilato, normalmente i vini affinano per 24 mesi in tonneau da 5 quintali e poi viene fatto l'assemblaggio e mantenuto per 2-3 mesi in tini in botti di cemento pre-imbottigliamento, mentre per la Riserva l'affinamento dei primi due anni è simile a quello del vino nobile, quindi metà in legni grandi e metà in legni più piccoli, e gli ultimi 6-8 mesi, quando viene già assemblata la bottiglia, passa altri 6-8 mesi in botti grandi prima dell'imbottigliamento. Quello che noi cerchiamo di portare nella bottiglia e nel bicchiere sono i profumi e gli aromi che uno potrebbe trovare assaggiando le nostre uve mentre le mangia nei vigneti a fine settembre, primi di ottobre, quando l'uva è matura. E quindi diciamo che cerchiamo di avere il massimo rispetto per le uve che raccogliamo, l'attenzione e la cura nella raccolta e nella vinificazione, e quindi di non essere troppo intromissivi, diciamo, quindi sapendo che il vino viene dalle uve che raccogliamo. Chiaramente poi si fanno anche esperimenti, a volte indovinando le cose o capendo degli errori che si sono fatti. Però soprattutto è questo, quindi mantenere una buona acidità e cercando di mantenere la profondità che viene portata dai nostri terreni rossi con questo sasso, quindi sono molto profondi, molto potenti, riuscire a dare piacevolezza e progressione
quando si poi si assaggiano e si degustano. L'abbinamento del territorio verrebbe semplice avvicinarlo chiaramente ai formaggi o alle carni rosse importanti dei secondi piatti. Io trovo che soprattutto per i nostri vini di partenza il nobile possa essere facilmente accostato anche a dei primi piatti, che possono essere anche delle minestre o dei pici con ragù o diciamo i piatti tradizionali, ma soprattutto anche con i primi piatti, perché comunque sono, se sono ben conditi con sughi molto ricchi anche di olio e di grassi, credo che sia un buon incontro.